Grazie Rosario, abbiamo anche noi l'ospite Stefano Santarossa che è un componente del Comitato Nazionale per quanto riguarda i radicali italiani. Ben ritrovato, lei oggi era a Udine, flash mob appunto Sveglia Italia, che impressione ha avuto? Beh, l'impressione è di una piazza piena, gremita di persone che chiedono a gran voce diritti di vedere riconosciuta una situazione di fatto, perché le coppie omosessuali esistono. E quindi si tratta semplicemente adesso che la politica faccia la sua parte, perché vedere dopo migliaia di persone, perché si è parlato in queste 100 città, ho letto prima sul sito dei giornali online, davvero una grande partecipazione, significa che nella popolazione questo è un tema accettato e anche richiesto, quindi di fatto adesso la politica non deve fare passi indietro, cioè il DDL Cirinnà è proprio il minimo indispensabile per portare alla legalità una situazione che oggi è fuori dalla legge perché non è riconosciuta. Santarossa, secondo lei quanta influenza può avere il Papa in questa decisione? Noi siamo uno Stato laico, quindi del resto il Papa potrebbe centrare relativamente. Ma il Papa faccia il Papa, nel senso che ha la sua dottrina, nessuno chiede a chi è cattolico. Ecco, abbiamo anche la domanda. Certo, nessuno chiede abiurare la propria fede, ma per chi è laico ci deve essere la possibilità di fare scelte individuali che non fanno male a nessuno, anzi aiutano le persone. Che poi la dottrina della Chiesa dica nella Bibbia o nel Vangelo, riletta oggi, parole certe sul tema, io ho forti dubbi. Allora non mi metto a fare il teologo, lo lasciamo fare agli esperti di teologia. Però quello che dico è che Papa Francesco sta in una situazione di difficoltà perché si rende conto anche lui, perché poi l'ha detto in altre occasioni, chi sono io per giudicare due persone che si vogliono bene, in questo caso si riferiva a una coppia omosessuale. Adesso ci sono evidentemente delle ritrosie anche all'interno della Chiesa ufficiale che lo pongono un po' in difficoltà. Io ho fiducia, spero questa volta di poter avere fiducia nella politica. La politica deve prendere una decisione, votare quella legge, non fare passi indietro, ed è quello che le persone chiedono. Bene, grazie come sempre a Stefano Santarossa dei Radicali Italiani.